Un detenuto è morto nel carcere di Biella mentre era in corso la visita alla struttura da parte del sindacato CGIL Polizia Penitenziaria. A darne la notizia i componenti della delegazione sindacale: Mirko Manna, FP CGIL Nazionale, Cristina Martin-Herbot, segreteria generale CGIL Biella, Vania Cecchini, segreteria regionale FP CGIL Piemonte. Quel che sappiamo, spiegano i sindacalisti, è che sono presenti 380 detenuti su circa 390 previsti dai posti letto. Un sovraffollamento apparentemente al di sotto della capienza regolamentare, ma ci aspettavamo di conoscere anche la capienza reale dovuta ai lavori di ristrutturazione di alcune celle. Tuttavia, aggiungono, le condizioni di lavoro in carcere sono critiche per la forte carenza di poliziotti in servizio che, nonostante gli agenti assegnati tramite distacco nel carcere di Biella, le sospensioni dal servizio dei colleghi accusati di aggressione ai detenuti e nonostante il nucleo traduzioni sia stato soppresso per cercare di recuperare le unità che vi erano assegnate. Dunque si registra una presenza di forza lavoro di circa 90 unità, di cui 70 realmente assegnate ai compiti nelle sezioni detentive vere e proprie. E sull'indagine in corso relativa agli agenti sospesi per presunte violenze sui 3 ex detenuti spiegano: ci auspichiamo che la vicenda dei colleghi coinvolti nelle accuse, come già avvenuto in altri casi, trovi presto un chiarimento sulle reali responsabilità e possano rientrare presto in servizio.